seduti su un comodo catrighino di potere che difendono e trattengono con forza. È indispensabile soccorrere e sostenere soprattutto i cronisti locali, i giornalisti, i fotoreporter, gli operatori televisivi di piccole testate locali, freelance e blogger che raccontano spesso in esclusiva ciò che accade nei piccoli comuni e nelle terre di mafia. I giornalisti che stanno nei fatti, quelli che sono più attenti ai risvolti degli avvenimenti, quelli che si documentano direttamente, quelli che si spingono più avanti rappresentano la ragione del buon giornalismo, di cui il nostro Paese ha un assoluto bisogno nella lotta contro la mafia. Il gruppo di Scelta Civica esprime il proprio apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Antimafia, che per la prima volta nella sua storia cinquantennale affronta questo argomento e voterà a favore della risoluzione presentata, senza esclusioni. La ringrazio, deputato. E allora, grazie. Do il preavviso che nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono a questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti all'articolo 49,5 del regolamento. Adesso do la parola al deputato Andrea Causin. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà a favore della risoluzione presentata alla relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, frutto del lavoro del Comitato Mafia, Giornalisti e Mondo dell'Informazione, in seno alla Commissione Antimafia. La Commissione Antimafia, appunto, ha approvato all'unanimità questa relazione dopo un lavoro intenso, durante il quale sono stati ascoltati molti giornalisti, direttori di quotidiani, rappresentanti delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali, nonché magistrati. Tale relazione ha contribuito a rilevare come nel nostro Paese esista un'influenza diretta delle organizzazioni criminali che condiziona ancora oggi con